Buongiorno Martina Pivetti, candidata sindaco del centrodestra. Partiamo Buongiorno a tutti. con la prima domanda semplice semplice. Una donna sindaco ha una marcia in più? Ma io credo di sì, perché diciamo che le donne hanno una sensibilità e un approccio alle problematiche che riguardano la famiglia, i figli e la società che a volte il sesso maschile non ha. Quindi credo che possa essere un'opportunità che vi possa essere anche un candidato sindaco e successivamente un sindaco che rappresenti il gentilsesso che possa con le sue idee, il suo approccio, essere sicuramente un elemento di vantaggio. Adesso parliamo di lavoro. L'esperienza a livello legale sicuramente è un punto di forza che non tutti hanno. Cosa ci puoi dire in proposito? Ma io credo che l'esperienza professionale che ho avuto modo di svolgere e che svolgo tuttora sia sicuramente una base di partenza, una solida preparazione legale sicuramente consente di approcciare le problematiche che anche un sindaco deve affrontare di giorno in giorno con la consapevolezza che sia necessario innanzitutto che si agisca nella legalità e nella trasparenza. Di conseguenza il mio approccio sarà sempre questo, di approfondire le tematiche, affrontarle con intelligenza e comunicarle con trasparenza. L'esperienza di Presidente del Consiglio Comunale, ti è servita? Che cosa ti insegna? Ti sarà utile sicuramente nel futuro? Ma io credo che l'esperienza di Presidente del Consiglio mi sia innanzitutto servita personalmente perché innanzitutto mi ha consentito di capire cos'è un'amministrazione, come si amministra, quelli che sono i problemi che un amministratore deve di giorno in giorno affrontare. Sicuramente mi è servito molto ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio in quanto ho avuto modo di relazionarmi sia con i partiti di maggioranza che con i partiti di minoranza. E sicuramente anche il confronto, soprattutto con l'opposizione, è stato per me comunque motivo di crescita, perché nel confronto e nella diversità si ha modo di crescere e di apprendere che appunto anche l'altro, diverso da noi, è qualcosa che deve essere tenuto in considerazione e che certamente anche un sindaco deve fare, deve imparare a dialogare con le forze politiche per trovare quell'intesa che comunque va nella direzione del bene della nostra città.